Allora, intanto spero di conoscere tutto lo staff in modo da confrontarmi con loro e poter verificare quali sono le esigenze del personale. Daremo tutto per proseguire quel lavoro già cominciato con Di Piazza della precedente amministrazione, precedente giunta, per proseguire soprattutto per concludere una serie di iniziative bellissime. Porto Vecchio è sicuramente il cuore pulsante di questa città e abbiamo già realizzato, e attraverso lo strumento di project financing potrò potenziare ancora molto di più le iniziative portate avanti, e poi il bilancio è il cuore dell'amministrazione comunale. Intendo confrontarmi con il sindaco e con i colleghi di giunta. E poi si inizierà immediatamente a lavorare sui temi più sentiti, che sono quelli dell'ordine pubblico, della pandemia, dell'immigrazione. E come mi è capitato già di dire, noi siamo portatori di valori ben precisi, ma credo sia auspicabile che si possa dialogare con chiunque abbia a cuore l'interesse della città. Fratelli d'Italia è molto felice di aver ottenuto questa delega e io sono onorata che il partito abbia scelto me per ricoprirla. È una delega che va a toccare la vita di tutti i cittadini di Trieste, ovviamente la scuola e l'educazione vanno a toccare la vita delle famiglie triestine e ovviamente il futuro dei giovani triestini e dei nostri concittadini, quindi sarà un lavoro molto importante che spero di svolgere alla meglio, con l'aiuto di tutti. E oggi non è sicuramente un punto di arrivo, anzi la responsabilità si sente sulle spalle, ma è un punto di partenza per lavorare con rinnovato impegno su quelle che sono le sfide che interesseranno Trieste in questi prossimi anni, soprattutto di rilancio economico. Abbiamo già visto in questi anni passati i presupposti, ma sicuramente è importante continuare a lavorarci con grande impegno e con piglio amministrativo deciso.